Che cos'è il tempo, no? Si chiede Agostino. Anche a scuola tutti abbiamo ricordato quei passi famosi in cui Agostino si interroga: quando non me lo chiedo non so che cos'è. Mi pare naturale la risposta. Appena mi dicono, beh, spiegamelo, dimmi la ragione del tempo, non so più cosa dire. La parola mi manca. Il tempo è uno di questi temi, ma questo non deve esonerarci dal tentare di dire, dal cercare di dire. Meglio dire in modo incerto, insicuro, magari balbettando, che tacere. Bisogna cercare di dire anche quello che al momento ti pare indicibile. E così è stato lungo tutta la nostra civiltà, si è cercato di dire questo mistero. La sesta edizione di Fermo sui libri all'insegna del Kairos. Come diceva Massimo Cacciari, noi non abitiamo il tempo, ma noi siamo il tempo. Kairos è l'istante di felicità, è il momento buono, è l'occasione giusta e si oppone a Cronos, cioè il tempo che ci tiranneggia, il tempo dell'orologio, il tempo del calendario. Il Kairos è anche il momento delle buone occasioni. La nostra mente, che pensa anche mondi a n dimensioni, la nostra mente che non è costretta alla tridimensionalità della nostra percezione, della nostra visione, non è costretta in questa prigione. Ma stavo dicendo, pensate, a quale contraddizione emerge se ragioniamo sul modo in cui diciamo il passaggio tra queste tre fondamentali dimensioni del tempo che noi percepiamo. Dunque, diciamo che l'ora attuale procede dal passato, no? E il futuro procede dall'ora attuale. Ma questo cosa implica? Implica una contraddizione logica, è evidente. Perché? Perché se l'ora attuale procede dal passato, ciò significa che il passato che noi pensiamo non è più, che in quel passato già vi è il presente, se no da dove si genererebbe il presente se non dal passato? Ma se il passato si genera dal presente, vuol dire che quel presente era già nel passato. Siamo con Mico Lanzidei, assessora alla cultura del Comune di Fermo. Chiediamo a lei un resoconto della serata. Il resoconto è assolutamente ottimo, abbiamo avuto una grandissima affluenza di pubblico, la villa era strepitosa, così piena, così viva. Massimo Cacciari, beh, è stato veramente coinvolgente e illuminante per certi aspetti. Il prossimo appuntamento? Il prossimo appuntamento ce l'abbiamo il 21 luglio a Cortile Gigliucci, una location nuovissima, qui sempre nel nostro comune, e ospiteremo Marcello Veneziani, quindi assolutamente da non perdere.